Allora, buonasera a tutti. Io direi di fare un applauso a Maurizio, che ha preparato tutta, diciamo, il menù. Eccoli qua i menù. Allora, innanzitutto vorrei fare un ringraziamento, e qui c'è un applauso grande, a Massimo Chicca, che ha voluto questa serata qui insieme a voi, a questo favoloso circolo del Poggio. E poi, se me lo permettete, adesso noi racconteremo la nostra storia, e questa serata l'abbiamo intitolata proprio C'eravamo anche noi, perché nei favolosi anni 60, 70, 80, dove sono nate le più belle canzoni, ve le ricordate? Anche canzoni che poi ritornano oggi, no? C'eravamo anche noi. Allora, iniziamo la nostra storia, però vorrei fare un applauso anche, lui non se l'aspetta, ma questo signore qua dietro di noi, Luciano Preziotti, che ha voluto dopo tanti anni questo incontro tra tutti quanti noi. Si è rovinato. Allora, come si sente innanzitutto l'audio? Va bene? È forte? C'è troppo ego, ma ha detto Sandro, che purtroppo ci ha lasciati. Alvaro Guglielmi. Alvaro Guglielmi, insieme a me, è stato l'autore di tutte le canzoni che ascolterete questa sera. Chiaramente poi arrangiate, apprezzate, ancora valorizzate di più dai miei amici, da tutto il gruppo dei Menù. Allora, in quegli anni favolosi, 1969 al Cantagiro, Massimo Ranieri esordiva con Rose Rosse, ve la ricordate? Rose Rosse, perché... Poi c'era un ragazzetto riccioletto, bello ricciolone, che si chiamava, sì, Lucio Battisti, ve lo ricordate Lucio Battisti? Ebbene, c'eravamo anche noi, lui esordiva con una canzone acqua chiara, e noi abbiamo portato al successo in Italia, ma in tutto il mondo, perché c'è stata anche una versione di Tom Jones e un'altra adesso in Argentina di Nicola Di Bari. Questa canzone qui, non vi diciamo neanche il titolo. Prego, maestro. Yeah.
vita mia. Sapete quante persone che ci fermano, Piero, con questa canzone ci siamo sposati, fidanzati. Thank you.
non sapete cosa vi dico, perché è rimasta accanto a me. 1975, questo disco per l'estate, esordirono i Mattia Bazzar, i Camaleonti, c'erano un po' tutti i complessi di Kip 84, c'era Lando Fiorini che cantava "Sono stato il primo a fatte di te sì", vi ricordate? Loredana Bertè cantava "Sei bellissima", ve la ricordate? Beh, è stato un successo. I Mattia Bazzar stasera, questa sera, ma la cosa bella che noi siamo entrati nella finale e questi artisti che vi ho accennato non sono entrati, quindi noi ci siamo trovati veramente. L'AI mi mandò noi, i nomadi prima, con Senza Discutere, i meno uno con questa canzone "Non sei felice, non sei sincera", che si è sentita per tutta l'estate, e poi andavano i brani strumentali, anche perché quell'anno vinse il Guardiano del Faro con "Amore grande, amore libero", e l'AI mi mandò un certo Andy Bono con "Aloha". Noi siamo entrati nella finalissima di San Vincent con "Non sei felice, non sei sincera", ve le dedichiamo con tutto il cuore. Dobbiamo pagare tutti i soldi. Sì. Questa canzone, ragazzi, ha fatto il giro, no, del mondo, il giro di Roma, del Lazio, l'hanno cantata tutti, l'abbiamo scritta io e Alvaro Guglielmi, però non ci aspettavamo che facesse tutto questo giro, questo grande successo. Ce ne siamo accorti una sera che dopo la serata siamo andati a mangiare, come si fa sempre, in una pizzeria, una trattoria, e sono arrivati due con sta chitarra e una fisarmonica, noi stavamo cenando, ti ricordi Massimo? E questi mi hanno fatto il repertorio romano, no? Quelli che girano intorno ai tavoli. A un certo punto hanno cantato questa canzone qui. Per noi è stato un brivido, una cosa bellissima, e lì avevamo capito che questa canzone
poteva fare un grande successo. Infatti se n'è andata, pensate, non è che ha avuto una grande spinta, perché Alvaro Guglielmi, che purtroppo non c'è più, l'ha cantata a Castrocave Terme, e dopodiché sta canzone è rimasta così nell'etere, e sono stati gli amanti della canzone romana e gli autori, gli esecutori della canzone romana, che avevano capito l'importanza di questa, il valore di questa canzone. Il primo è stato Alvaro Amici, poi Giorgio Onorato, poi ultimo pochi anni fa Lando Fiorini, e una volta arrivata a Lando Fiorini la canzone, diciamo che la canzone romana era arrivata in porto. Tant'è vero che 2 anni fa, come ho detto prima, nella Fiction TV Romanzo Criminale, all'11ª puntata, nella partita, il famoso poker, dove molti giovani si sono immedesimati nel linguaggio di questi della banda della Magliana, si sente Lando Fiorini che canta questa canzone qui. Ve la dedichiamo, vi ringraziamo per l'ascolto, veramente un grazie di cuore. Ringraziamo Massimo per averti fatto conoscere questo posto bellissimo. Signori, per te, per voi, ci siamo inventati sta canzone. Quello che mi ha colpito più di te sono stati gli occhi grandi da bambina e quel sorriso fresco che c'hai tu. Poi tu rivista in chiesa una mattina quando davanti al prete hai detto sì. Tra i confetti e i fiori d'arancio siamo partiti e non torna più. Per te mi sono inventato sta canzone, l'ho scritto solo la mattina come uno scemo a parlare di te. Pure lì tra te la ragazzina si accorta che sua madre non viene più.
bravissimo Ficca, al basso Maurizio Marcilli alle tastiere, alla batteria Sandro Molini e Luciano Preziosi, alle altre tastiere Ugo Giacinti, alla fisarmonica, alla tastiera Alberto Mancinotti.